Buongiorno, oggi ci troviamo a San Giuliano e siamo all'interno di un capannone di circa 4.000 metri quadrati. Siamo all'interno in verità perché, non perché io sia diventato santo visto questa luce, ma perché siamo attaccati veramente adiacenti all'autostrada e quindi fuori c'è parecchio rumore. Come ben sapete, ormai io sono Davide e mi occupo di mobili da circa 20 anni, in particolare di mobili commerciali e faccio parte della famiglia di Toscano e precisamente Toscano per l'impresa. Seguitemi. Come vi dicevo, stiamo parlando di 4.000 metri quadrati, molto luminoso, 5 campate simili. Vi faccio fare un giretto, anche se in verità l'avete già praticamente visto tutto. L'immobile è vuoto, è libero ed è disponibile per la vendita. C'era una carpenteria, qui vedete dei muretti che in verità erano funzionali all'attività. A completare l'immobile c'è una zona uffici che vi faccio vedere, venite con me. Alle mie spalle abbiamo la mini palazzina uffici su due livelli e come potete vedere ogni due campate in verità c'è un lotto uffici simile. In questo caso, infatti, l'immobile è appunto divisibile tendenzialmente in tre. Chiaramente, se volete informazioni, planimetrie e tutto quanto, chiamateci. Siamo usciti, sentite questo rumore di sottofondo, è l'autostrada che passa dietro di me, dovreste vederla. Alle vostre spalle c'è il passaggio Carraio, mentre di fronte a voi c'è l'immenso cortile. Chiaramente tutti questi portoni che intravedete sono i portoni dell'immobile, queste finestre sono la parte uffici e la parte case che ci sono sopra. Purtroppo spesso quando non c'è nessuno i cortili si riempiono anche di materiale di terzi, però tenete conto, scusate il grande rumore, ma veramente siamo attaccati alla tangenziale di Milano, a San Giuliano e questo è l'ampio spazio di manovra, di pertinenza in pro quota dell'immobile che abbiamo appena visto. Qui c'è un po' di rumore, però secondo me rende bene l'idea sulla meravigliosa posizione nella quale ci troviamo. Come avete potuto sentire, all'interno non si sente niente, ma il vantaggio di questo enorme passaggio, secondo me, è impagabile. Quindi direi che per la video experience di oggi, dalla tangenziale a San Giuliano con Davide è tutto. Se vi è piaciuto, condividete e ricordate Toscano per l'impresa, il gruppo che fa muovere le aziende. A presto!
Chiaramente, se volete informazioni, planimetrie e tutto quanto, chiamateci. Usciamo. Ok, venite con me. Alle vostre spalle, anzi mi fermo sennò quando parlo, alle vostre spalle avete il passaggio, alle vostre spalle avete il passaggio Carraio. Fa niente, non farlo vedere, c'è casino, rifo, grazie. Allora, siamo usciti, sentite questo rumore di sottofondo, è l'autostrada che passa dietro di me, dovreste vederla. Alle vostre spalle c'è il passaggio Carraio, mentre di fronte a voi c'è l'immenso cortile. Seguitemi. Ecco, purtroppo l'immobile è fermo da, insomma, è vuoto da un po', per cui non badate al fatto che necessita dell'intervento di un giardiniere. Qui acceleriamo le riprese, magari per il signor Toscano. Chiaramente tutti questi portoni che intravedete sono i portoni poi dell'immobile e queste finestre, chiaramente tutti questi portoni che intravedete sono i portoni dell'immobile, queste finestre sono la parte uffici e la parte case che ci sono sopra. Ora, purtroppo, come spesso avviene, quando non c'è nessuno, i cortili si riempiono anche di materiale di terzi. Però tenete conto, purtroppo spesso quando non c'è nessuno, i cortili si riempiono anche di materiale di terzi. Però tenete conto, scusate il grande rumore, ma veramente siamo attaccati alla tangenziale di Milano, a San Giuliano, e questo è l'ampio spazio di manovra, di pertinenza in pro quota dell'immobile che abbiamo appena visto. Qui c'è parecchio rumore, però secondo me, qui c'è parecchio rumore, però se, anzi, parecchio è troppo. Qui c'è un po' di rumore. Però secondo me rende bene l'idea sulla meravigliosa posizione nella quale ci troviamo. Come avete potuto sentire, all'interno non si sente niente, ma il vantaggio di questo enorme passaggio, secondo me, è impagabile. Quindi direi che per la video experience di oggi, dalla tangenziale a San Giuliano con Davide è tutto. Se vi è piaciuto, condividete e ricordate Toscano per l'impresa, il gruppo che fa muovere le aziende. O forse era il marchio. Toscano per l'impresa, il gruppo? Non mi ricordo più. Toscano per l'impresa, il marchio che fa muovere le aziende. A presto, faccio gruppo. Toscano per l'impresa, il gruppo che fa muovere le. Toscano per l'impresa, il gruppo che fa muovere le aziende. A presto.